Ciao ragazze, benvenute nel canale. Oggi questo video sarà un mi preparo con voi. Sono alla scuola, è il mio secondo incontro e vi voglio mostrare un po' di prodotti all'opera. Quindi alcuni che ho preso a Milano, altri che invece, vabbè, ho al negozio e quindi mentre chiacchiero sperando di non fare un video eccessivamente lungo, però io vi dico già mettetevi comode tranquillamente, inizio a mostrarvi un po' di prodotti, parlarvi, raccontarvi e fare due chiacchiere insieme. Allora, prima di tutto vi ho fatto una foto dove vi mostravo il primer della linea di Tom Ford che ho preso quando sono stata a Milano per la scuola e mi sta piacendo moltissimo, lo sto utilizzando. La funzione dovrebbe essere quella anche di illuminare e ovviamente oltre a mantenere la tenuta del trucco ha una consistenza, devo dire, sottile, sembrava all'inizio un po' spessa, invece poi l'ho trovata sottile. Ha la particolarità di minimizzare i segni di espressione ed è similare proprio alla brightening di Sensai che a me piace tantissimo. Ho letto che questa non può essere applicata, diciamo, sotto la zona perioculare, cosa che invece il primer di Sensai si può utilizzare, e quindi io la applico lontana dalla zona perioculare. Mi piace, quindi ecco, era già un primo prodotto che vi volevo far vedere. Non è proprio economicissimo, però veramente costa quanto Sensai. Sensai 65, questa l'ho pagata a 63. Va bene. Detto questo, voglio mostrarvi all'azione la nuova BB Glow di Guerlain, che poi vedrete la review. Effetto un fluido, non è un fard come viene detto assolutamente. Pelle di bebè. Quindi io già la sto utilizzando da quando mi è arrivata, mi piace moltissimo, la applicherò con la mia sponge di Real Technique e incredibile ma vero, ho scelto questa ecco qui, la colorazione numero 4, quindi mi piace perché veramente dona moltissima luminosità. Io avrei voluto avere, diciamo, le tende aperte, ma qui c'è un meeting a fianco, quindi mi risulta un po' più difficile perché passano e ripassano. Sapete com'è? Un po', quindi diranno, questa è pazza che parla con una telecamera. Però per questo motivo ho le tende chiuse. Inoltre questa spugnetta mi sta piacendo tantissimo e già da un po' l'avete vista anche in qualche mio tutorial e mi piace questo effetto anche un po' concavo proprio della spugnetta. E quindi questa è la numero 4 come colorazione La Moyenne, mi piace perché è sottile, ovviamente anche questa crema colorata ha la fragranza di violetta come tutti i prodotti della Maison Guerlain e si stende facilmente e dona estrema luminosità, quindi sicuramente non è coprente quanto un fondotinta, questo è poco ma sicuro. Poi effetto proprio di bebè, proprio una pelle quasi come effetto proprio appena un bambino è nato, e una pelle luminosissima, molto morbida, setosa al tatto, e poi vedete, questo è l'effetto, quindi mi piace moltissimo e non fa assolutamente, nonostante sia il 4, stacco con il mio colore del mio, diciamo, collo. Quindi ecco qui, questo è il fluido. Vedete, nella colorazione, anzi no, Moyenne che è il numero 3, Doré Golden, quindi un effetto anche di estrema luminosità. In una beauty box mi è arrivata da provare la Dermophysiologique, eccolo qui, il prodotto filler per le labbra che si chiama Lip Pulp, che è un prodotto anche filler proprio per l'esterno, quindi riempitivo per le rughette di espressione e fissature del rossetto. Lo sto utilizzando perché delle mie aziende ci sono alcuni che lo sapete che fanno fissatori di rossetto quale Lip Lift, li ho usati, li avete visti anche nei tutorial, però onestamente ho detto voglio provare questo, voglio vedere come va. Quindi quando lo vado ad applicare lo trovo un po' asciutto, scusate, un po' troppo ricco, però dopo si assorbe, devo tamponarlo un pochettino anche con la spugnetta. E
E poi applico il primer della linea di Sensai per la zona ovviamente degli occhi per mantenere la tenuta del trucco. Io lo applico prima anche del correttore e faccio una doppia applicazione prima e anche sul correttore perché in questo modo all'asciugo un po' la palpebra. So che non si fa, io infatti non la faccio mai, però mi piace un effetto maggiore. E poi vado ad applicare comunque come correttore, io al momento sto utilizzando il numero 3 di Sensai, Concealer Brush. Io per esempio questo lo sto rimettendo solo nella zona sottostante. E oggi è la mia seconda lezione di scuola. Vi dirò ragazze che sono un po' stanca, parecchio, con il fatto che la mattina mi alzo presto per studiare, non è facile. Pensavo, cioè, avevo immaginato che fosse difficile l'università, ma non avevo idea che fosse così difficile. Tutte le nozioni, tutte le cose. Adesso so semplicemente al terzo capitolo le forme di mercato. Mamma mia. Comunque io ce la metto tutta. Sopracciglia vi voglio far vedere all'azione questa che mi ha regalato la mia amica Sara della linea di Benecos, la Brown. Non mi dispiace, non ha una grande tenuta, però comunque colora quando la vado ad applicare. Quindi tutto sommato non è proprio male. Domenica, allora andiamo per ordine. Sabato e San Valentino. Cosa farete di bello? Io devo dire la verità, già che comunque sabato non è che mi piaccia molto, nel senso che io non amo uscire quando c'è tanta gente per la strada. Quindi però all'inizio volevo festeggiare, diciamo, più che altro andare a cena io e mio marito. Ecco qui, andare a cena in un ristorante a Napoli, che si chiama Il Poeta, dove si mangia benissimo. E avevamo pensato di andarci il venerdì, solo che onestamente sabato mattina ho un trucco alle 7:30 e quindi non posso proprio, come dire, svegliarmi tardi, devo andare fuori Napoli. Onestamente voglio essere perfettamente lucida, non diciamo perché è un trucco che ci tengo, e poi dopo devo correre al lavoro perché sabato è San Valentino, quindi diciamo che tutti i regalini, i profumi, e quindi si lavorerà e pensiamo di uscire poi la sera. Io nel frattempo inizio a mettere la base che vi voglio far vedere. Voglio provare questa combo di tra MAC, Pupa e Nabla che mi è stata regalata da Teresa. E ovviamente niente di tutto quello che è di profumeria, però mi era venuto questa cosa e volevo provarla e vedere un po' come va. Quindi nel frattempo io mi farò un occhio, poi dopo lo vedrete l'altro perché sennò sarebbe poi troppo lungo. Adesso applico prima la base chiara, proprio su tutto l'occhio. E quindi pensiamo di andare sabato sera, dovremo prenotare perché sicuramente ci sarà tanta gente. E poi essendo di sabato, perché questo? Perché all'inizio avevamo pensato di andarci domenica a pranzo, ma mia sorella ha deciso, io poi faccio i video sempre quando c'è qualche festa, ha deciso di fare una festa di carnevale a casa sua, invitandoci tutti quanti. Io da carnevale non mi vestirò per niente perché veramente dovete credermi, Halloween e carnevale le detesto come feste. Infatti difficilmente faccio anche dei tutorial ispirati, ok? Perché non mi piace proprio, quindi
Infatti andrò che non sono vestita e ho saputo, quindi mi rincuora, che anche mia sorella andrà, non ci andrà vestita la più, diciamo, più piccola di me. Ecco qui, questo è Nabla, di Nabla, è il Daphne numero 2. Quindi proviamo. Veramente l'avevo già utilizzato per la festa con le mie amiche, e per andare alla festa della mia amica che festeggiava il suo compleanno. E più che bordeaux mi sembra proprio un marrone. Forse dalla telecamera sembrerà più rosso, però io adesso lo voglio mettere su tutta la palpebra mobile, perché poi vi voglio vedere come l'ho applicato con il dorato sopra. Dorato di quello di MAC, per schiarire e dare proprio un punto luce nella palpebra mobile al centro, che mi piace moltissimo. Tutto sommato, no? Di giorno non sembra poi tanto marrone. Con questo pennellino andrò a mettere proprio quest'oro al centro della palpebra mobile per schiarire e creare proprio un punto luce. Carino. E poi applicherò questo di pupa, che è una sorta tra champagne, un grigio, diciamo nell'incavo palpebrale all'esterno, e poi dopo lo andrò a sfumare proprio col suo pennellino. Bah, faccio una specie anche di tutorial di San Valentino, se così. Chissà perché poi uno pensa che il tutorial di San Valentino, i colori che si scelgono per San Valentino siano sempre i rossi, i rosati, i prugnati. Onestamente, mi piace anche un genere così. Vado poi a sfumare tutto con questo pennellino. E sotto l'arcata sopraccigliare andrò a riapplicare comunque il dorato. Quindi volevamo andare a pranzo e a pranzo praticamente non ci andremo più, perché poi domenica andremo da mia sorella. Io già le ho detto che andremo sul tardi, perché poi comunque tutta la domenica è l'unico giorno dove posso studiare e quindi presuppongo che andremo verso le 8:30, le 9, con calma. Quindi alla fine pranzeremo a casa. Poi può essere pure che cambiano i programmi. Metto come eyeliner, vi voglio far vedere, forse ve l'avevo già mostrato, questo della linea di Shock di eyeliner, Shock di Collistar. Ma mo mi provo questo di Essence, che continuo a dire che non mi piace tantissimo. Aspettate che io mi devo avvicinare un po', perché si sporca subito. Andiamo con lo Shock di Collistar. Va un poco meglio. Metto come sempre la matita di Urban Decay all'interno, la Perversion, e ho deciso che
Prima o poi mi prenderò, voglio provare la Feline di MAC. Dicono che è veramente valida, ma in tutto questo ho avuto regalato dalla mia amica Paola una mini size del Otron Juice volume di Sephora. A parte che già è uscito praticamente tutto fuori, quindi già questo vi voglio dire. Però il mascara non mi dispiace, non piego le ciglia perché è un effetto più naturale, quindi ve lo mostro proprio all'azione. In tutto questo mi aspetta un'altra settimana piena, nel senso che lunedì sera c'è il lancio di tutte le novità di Guerlain, make-up, la cura e ci sta ovviamente una serata dove siamo stati invitati e ci sarà proprio la presentazione di tutta la linea del make-up, se ci saranno le novità del Swen, cioè le creme. Ecco qui. Questo è l'effetto. Non so se si riesce a vedere. Mi piace moltissimo. Poi voglio mostrarvi all'opera quest'altro gioiellino che ho preso sempre quando sono stata a Milano, la cipria di Gucci, che mi sta piacendo moltissimo. Mi piace poi fare un pre mi preparo con voi mostrandovi i prodotti. Innanzitutto questa è la cipria, ho preso la numero 30 e mi piace perché poi sotto all'interno esce il suo pennello. Questo pennello poi, diciamo, a mezzaluna, un po' come l'ha fatto anche Chanel. E la polvere la trovo molto molto sottile. Mi piace moltissimo, anche come nuance, perché una beigiata però non elimina ciò che è la luminosità, in questo caso della BB Cream, della Glow di Guerlain. È proprio molto molto setificata. Mi è piaciuta, devo dire, quindi non va ad alterare neanche il colorito dell'applicazione fatta dalla BB Glow di Guerlain. Come rossetto, voglio mostrarvi all'opera questo Wet n Wild, che è il numero Cherry Bomb, che è straparlato e visto su YouTube. Me l'ha regalato sempre la mia amica Teresa. Mi piace moltissimo, è un po' diverso dall'altro che ho avuto regalato, che è un po' più opaco. Questo dicono che sia un dupe di MAC, di Diva, mi sembra, non vorrei sbagliarmi. Io quello non l'ho, quindi non vi posso dire. Però il colore è un bordeaux spento, mi piace. Adesso ve lo faccio vedere con la matita di Collistar, la numero 6. Sembra più rossa, però posso garantirvi che è bordeaux. Questo è rossetto. Carino. Questo è il colore. Bello, pieno, devo dire che personalmente mi piace. Io, lo sapete, non è una cosa nuova, prediligo i colori scuri. Non che i colori chiari non li metta o non mi piacciono, anzi, però non so, questi mi sento più a mio agio, non so perché. E come blush metterò questo di Diego Della Palma, questo Bordeaux, che è uscito nella collezione 62 dell'autunno-inverno. Con il pennello, sempre che mi ha regalato Teresa, eccolo qua. E adesso vi faccio vedere il colore. Questo non ne metto tanto perché sennò sembrerebbe proprio tipo guance Heidi bordeaux rosse. Ecco, qua
qua già va sfumato meglio. Questo è un pennello che sembrerebbe un po' più da terra. Sembra tanto, addirittura in telecamera non so se si vede, però vi posso garantire che tanto. E concludo con questa polvere illuminante che mi sta piacendo tantissimo, della linea per i capelli che mi ha regalato Jessica, che la sto letteralmente adorando. In tutto questo metto anche il mascara sotto che non l'avevo messo e metto il piccolino di Sensai che io lo stra-adoro, proprio. Non cola, non sporca, separa e allunga proprio le... bellissimo. Guardate che ciglia. Incredibile. Apre tantissimo lo sguardo. Metto gli orecchini e la sala già è pronta, quindi devo semplicemente togliere il trucco con il quale mi sono truccata. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto o comunque questo mi preparo con voi, l'applicazione un po' di questi prodotti, così vi ho parlato anche un po' di quello che sto utilizzando in questo periodo, vi ho raccontato anche se in minima parte perché mi è sempre un po' più difficile parlare mentre mi trucco, quindi un po' quello che ho fatto nell'ultimo periodo, quello che sto facendo e mi metto adesso la polvere. Mi metto adesso la polvere. Mi piace da morire veramente. E niente, io vi auguro di cuore uno splendido San Valentino. Non so questo video se lo vedrete dopo, quindi spero che l'abbiate festeggiato veramente come desideravate festeggiarlo, da soli, non da soli, in compagnia, compagno, marito, fidanzato, tutto quello che ne vogliamo noi concepire. E niente, se vi va, noi ci vediamo al prossimo video.